Allora, trick e due, è una domanda che vi ho fatto io fuori dai microfoni. Alla mia sinistra c'è Nicola, a destra c'è Mario. Chi parla prima? Enzo. Trick. Enzo. Enzo, non... Mario è cugino. Mario è cugino? Sì, lui è Enzo. Chi è Mario? Okay, l'amico, Enzo. L'amico del cugino. Avete capito tutto. Cominciamo da te. È che dobbiamo cominciare. Cominciamo da me. Cioè, me la sono dimenticata la poesia. Ce la racconti una veloce, ecco, una cosa veloce. Compa, intanto ringraziamo questo grande amico che... ci farà vedere in ogni luogo, in ogni mare, in ogni con un valle toscano. Quello i fiumi erano. La poesia era di mezzo, nel mezzo del cammino di nostra vita, ci ritrovammo a Brolo. E tra l'altro salutiamo tutti gli amici messinesi. Dove trasmette la. No, questo noi abbiamo una web TV su web, quindi dappertutto. Dappertutto, quindi non soltanto nel messinesi che quest'anno ci ha ospitato in ogni luogo, in ogni festa, in ogni sagra, qui siamo a Brolo. Ma tutti gli amici del Sud Italia che ci seguono, che ci danno tanto affetto, soprattutto quest'anno, ci stanno dimostrando giorno per giorno con i messaggi che ci arrivano tanto, tanto amore. Sono qui tante persone anche per noi, tante persone anche per noi, e noi siamo felici finalmente di vederci dal vivo, perché al telefonino non. Siete abbastanza seguite, e poi qualcuno mi ha detto oggi che andando al bar ci cantano. Cos'è sto canto? Io lo so, ma per gli altri cos'è canto? Allora, se devo dire la parola, se devo tradurre la parola cantaro, è il gabinetto, il WC, il water. Però è un modo di dire mi hai lasciato così a tunzo. Ora devo spiegare così. No, da cantaro e tunzo. Non ce ne usciamo più. Nicola, provaci tu. Sì, no, da cantaro e tunzo è quasi un bendire se no mi hai lasciato a. Un bendire se non lo capisco. No, allora un bendire di cantaro e tunzo. Un modo per, tanto per dire. Allora, stasera che spettacolo vedremo fra poco, perché ancora siamo prima, vedete, ancora lo devono fare. Allora, noi abbiamo circa 5 ore di spettacolo, stavolta non stiamo scherzando. A mezzanotte siamo tutti. No, abbiamo 5 ore di spettacolo perché nel nostro piccolo, nella nostra provincia trapanese, da decine, da quando visto perché tu sono già 14-15 anni, ogni anno ci dobbiamo rinnovare. Ma visto che qua siamo venuti per la prima volta, ora nel 2022, noi scegliamo il meglio di quello che abbiamo. E se qualcuno dice se queste cose che faranno stasera è il meglio, figuriamoci le altre. Ma poi Enzo mio la stessa cosa lo dice. Abbiamo un sacco di materiale, ma essendo qui dobbiamo fare il brodo brodo del il brodo. Allora, per chiudere, che poi l'altra cosa le vedremo dopo. Ma una cosa veloce la possiamo fare, veloce veloce, così per il Nebro di 24, una cosa veloce, cosa è? Una vostra barzelletta, una cosa proprio sintetica. Compare, io l'altra volta ti ho chiamato, ti ricordi per quella discorso, tu l'hai fatto? La prova costume l'hai fatta? La prova costume l'ho fatta, tu l'hai fatta? Io l'ho fatta, ne ho provate 5 e non me ne veniva nessuno, tu l'hai provata? È certo che compri, sei a meno 20 kg in più, compare. Non c'entra niente chi è il lavaggio, ma tu l'hai fatta? Io l'ho fatta la prova costume, solo che di sotto mi vengono bene, perché io quando metto, io la metto qua sopra, di sotto mi vengono bene. Di sopra, ma che costume? Il costume di Zorro! Il costume di Zorro per andare a mare! Perché tu mi hai detto prova costume per andare a mare, tu mi hai detto prova costume, io l'ho uscito tutti, compare, c'ho pure quello di Batman. Senta a me, compare, metti il costume di Lady Oscar, arrangiate! Giusto quello di Lady Oscar, che era nuovo, compare, te ne vai e me lascia così sempre a Candaro!